sai della nostra ferrovia. Che ne sai? Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai, se vero o no, che crede in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano? Poesia d'un amore profano. La paura d'essere preso per mano. Che ne sai? L'amore mio. Che ne sai di un ragazzo per bene? È roccia ormai. Che mostrava tutte quante le sue pene. E sfida il vento. La mia sincerità per rubare la tua. E sfida il vento. E tu lo sai. Sì, tu lo sai. Davanti a me c'è un'altra vita. La nostra è già finita. E nuove notti. E nuovi giorni. Cara, vai. Torni con me. Davanti a te ci sono io. Dammi forza, mio Dio. Un altro uomo. Chiedo adesso perdono. E nuove notti. E nuovi giorni. Cara, non odiarmi se può. Un altro uomo. Tu lo sai. Se potete disporvi qua senza andare avanti, per favore, sì. Attenzione alla testa. Anche un po' più avanti. Attenzione alla testa. Attenzione alla testa. Sopravvissuti vergini, si ama, c'è coraggio. Che sei tu? Una noi siamo già. Anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, le verdi terre, le discese ardite, le salite su nel cielo aperto, e poi giù il deserto, e poi ancora in alto, con un grande salto. Marginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, delle belle terre, le discese ardite, e le risalite, sul cielo. Palazzo della Stato, guarda. Che robettina, che robettina. La stanno ristrutturando. Sì, l'ultimo anno. Sì, sì. No, sì, qualche giorno. Ah, ecco. Sì, 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 qualche giorno. Oh, ma anche guarda, questo qui invece è fatta la stazione. Thank you.
Mi ricordo, sì, mi ricordo. Questa è da un'audiocassetta trascritta per un sito che non esiste più, credo, www.luciobattisti.net. Era l'estate del 69 e io mi trovavo in vacanza a Varazze. Andai assieme ad alcuni amici da spiaggia e con i nostri genitori alla terrazza del Corso a Margherita, dove alla sera Battisti teneva un concerto, anzi una serata come si usava a dire allora. Battisti lo vidi per la prima volta al pomeriggio, era seduto ai tavolini del Cursal nella balconata che dava sul mare. Però lo avvicinai soltanto la sera verso le 11. Noi ragazzi eravamo tutti lì seduti attorno al tavolino e quando lo notammo qualcuno mi sgomitò dicendo: «Dai, vai a chiedergli l'autografo».